L'Unione Europea sull'Italia, debito troppo alto, bassa crescita, pochi investimenti, gli squilibri eccessivi portano a un rischio contagio per il resto d'Europa, sulle riforme passi indietro. Il Senato vota il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni, il testo passa alla Camera, soddisfazione della maggioranza, promesse mantenute e contestazioni dalle opposizioni. Al processo per la morte di Stefano Cucchi l'accusa del PM, i carabinieri fornirono all'allora ministro Alfano dossier falsi in cui venivano anticipate le conclusioni medico-legali. Sale la tensione tra Pakistan e India, chiusi i rispettivi spazi aerei dopo l'abbattimento nella contesa regione del Kashmir di due jet indiani da parte dell'aeronautica pakistana. A Venezia si pagherà per accedere in città, si parte da 3 euro e si arriverà a 10, entrerà in vigore tra 15 giorni, ma ci sono decine di esenzioni da chi è nato nel capoluogo ai tifosi organizzati. Buongiorno dal TG3, l'Italia resta nella lista nera dei paesi europei con squilibri economici eccessivi, l'Unione assieme a Grecia e Cipro. La Commissione avverte, Roma può rappresentare un rischio contagio per l'Europa.